un ferocissimo serial killer, trafficanti di droga, stupratori, pedofili, la lotta continua tra bene e male. Sono questi gli elementi che fanno da sfondo alla nuova serie HBO True Detective. Una detective story diversa da tutte le altre, in cui il punto focale non sono gli omicidi, ma i due protagonisti interpretati dagli immensi Woody Harrelson e Matthew McConaughey. Io mi considero una persona realista, ma in termini filosofici sono quello che definiresti un pessimista. Ok, che cosa significa? Che non sono uno spasso alle feste. Lascia che te lo dica, non lo sei neanche in altre situazioni. All'inizio ho fatto il provino per il ruolo di Hart. Poi sono tornato e ho detto, voglio fare Rust. Questo tipo sono proprio io. Io e Matt siamo amici da tanto tempo. È bello avere a che fare con lui quotidianamente. Due uomini agli antipodi, con i loro difetti e i loro limiti, in conflitto. E che si trovano a lavorare assieme quasi per caso a un omicidio che li legherà per 17 anni. C'è un riscontro sulle impronte. Dora Kelly Lange. Precedenti per furto, possesso di droga e prostituzione. Sono due colleghi in conflitto. Senza il conflitto non c'è il dramma. Quando incontriamo i nostri protagonisti per la prima volta, si capisce che sono diversi. Io sono socievole e affabile e lui è l'opposto. Cole è un solitario, non ama le relazioni. Con Marty Hart all'inizio non ha neanche voglia di fare quattro chiacchiere. Che fortuna aver scelto oggi. Per conoscerti meglio, sono 3 mesi che non sento una parola da te. L'hai chiesto tu? Sì, e ora ti supplico di chiudere quella cazzo di bocca. Anche se sulla carta sono molto diversi, credo che entrambi siano tormentati. Ed è questo che li lega per 17 anni. Ho provato a dirle che non sei un tipo socievole. Ho detto, la tua vita è nelle mani di quest'uomo, giusto? Quindi deve conoscere la tua famiglia. Matthew e Woody riescono a dare il meglio di loro. Quello che hanno fatto è un buon lavoro. C'è molta profondità nella loro interpretazione. È molto bello vederli interagire. Sono amici anche nella vita reale. Questo posto sembra solo il ricordo di una città e quel ricordo sta svanendo. Come se qui ci fosse stata solo la giungla. Smettila di dire queste stronzate. Non è professionale. Terzo protagonista della serie è l'ambientazione lugubre e immobile della Louisiana, ritratta maestosamente dal regista Cary Fukunaga, che quest'anno si è aggiudicato un Emmy Award. Siamo arrivati al punto che la pellicola è morta, ma volevo un'ultima notte di passione con la pellicola prima che il digitale prendesse il sopravvento definitivamente. L'ambientazione è una parte importante della storia e il materiale girato nel sud della Louisiana è incredibile. Nessuno lo aveva mai visto prima. Il paesaggio è molto verde e si mischia con i detriti delle raffinerie e delle industrie. Tutto fa parte della storia e volevo essere sicuro che rientrasse nelle riprese. I palazzi, le cartine, l'atmosfera tetra e paludosa del sud sono solo lo sfondo della nostra storia. Mentre viaggiamo sullo sfondo, sentiamo i versi delle rane e delle cicale. Fanno parte dell'ambiente. Madre Natura è la regina, è quella che comanda qui.